Perché? Perché volete pretendere che io sia pazzo? La malattia mi ha aguzzato i sensi, ma non li ha distrutti, non li ha ottusi. Più di tutti gli altri, avevo finissimo il senso dell'udito. Ho sentito tutte le cose del cielo e della terra. E ne ho sentite molte dell'inferno. E dite che son pazzo! State attenti. E osservate. Osservate con quale precisione, con quale calma vi posso raccontare tutta la storia. Come l'idea mi entrasse dapprima nel cervello, ma è impossibile dirvelo. Ma una volta concepita, non mi lascio più. Né giorno e né notte. D'oggetto non ce n'era. La passione non c'entrava per nulla. L'amavo quel buon vecchio. Non m'aveva fatto mai del male e non m'aveva mai insultato. Il suo denaro non lo desideravo. Credo che fosse il suo occhio. Sì, certo, era quello. Uno dei suoi occhi assomigliava a quello di un avvoltoio. Un occhio blu, pallido, con sopra una macchia. Ogni volta che quell'occhio mi cadeva addosso, mi si gelava il sangue, e così, lentamente, a gradi, mi misi in testa di troncare la vita del vecchio e con quel mezzo liberarmi per sempre dall'occhio. Voi mi credete pazzo? I pazzi non sanno nulla di nulla, ma se mi aveste visto, se aveste visto con che sapienza procedetti, con che precauzione, con quanta dissimulazione mi misi all'opera. Il vecchio non mi trovò mai tanto amabile quanto durante l'intera settimana che precedette l'assassinio. Ogni notte, verso mezzanotte, giravo la maniglia della sua porta e l'aprivo. Oh, tanto dolcemente. E allora, quando l'avevo abbastanza dischiusa per la mia testa, introducevo una lanterna cieca, chiusa. Chiusa, ben chiusa, che non lasciava filtrare nessuna luce. Poi passavo la testa, la muovevo lentamente, lentissimamente, in modo da non turbare il sonno del vecchio. Poteva darsi che un pazzo fosse così prudente, e questo l'ho fatto 7 lunghe notti, ogni notte a mezzanotte precisa, ma trovai sempre l'occhio chiuso. Così mi fu impossibile mandare ad effetto la mia opera. Perché non l'avevo con quel povero vecchio, ma col suo cattivo occhio. L'ottava notte. L'ottava notte fui ancora più cauto nell'aprire la porta. La lancetta piccola d'un orologio si muove più presto di quel che non facesse la mia mano. Giammai, prima di quella notte, avevo sentito tutta la potenza delle mie facoltà, della mia sagacia. Potevo appena contenere le mie sensazioni di trionfo. Pensare che ero là, aprendo la porta a poco, e che lui non si sognava neppure. Le mie azioni e i miei pensieri segreti. A quell'idea mi lasciai sfuggire un piccolo riso, e forse mi sentì, perché si riscosse d'un tratto sul letto, come se si svegliasse. Scommetto che voi pensate che allora mi ritirassi. Ma no, no, cari miei. La sua camera era nera come la pece. Tanto erano fitte le tenebre. Avevo passato la testa ed ero al punto d'aprire la lanterna quando il pollice mi scivolò sulla serratura di latta e il vecchio si rizzò sul letto gridando: chi è là? Rimasi completamente immobile e non dissi niente. Per un'ora intera non mossi un muscolo e durante tutto quel tempo non lo sentii ricorcarsi. Stava sempre a sedere, in ascolto, proprio come avevo fatto io per intere notti. Ma
Ad un tratto intesi un fievole gemito e riconobbi che era il gemito di un terrore mortale. Non era un gemito di dolore o d'affanno, no, no. Era il rumore sordo e soffocato che si leva dal fondo di un'anima sopraffatta dallo spavento. I suoi timori erano andati sempre crescendo. S'era sforzato di persuadersi che erano senza ragione, ma non aveva potuto. S'era detto a se stesso: non è altro che il vento nel camino. Non è che un sorcio che attraversa il soffitto. Sì, egli si è sforzato di fortificarsi con quelle ipotesi, ma tutto è stato vano, tutto vano, perché la morte che si avvicinava era passata dinanzi a lui con la sua grande ombra nera e così aveva avviluppata la sua vittima. Quando ebbe aspettato un bel pezzo, pazientissimamente, senza sentirlo ricoricarsi, mi risolvetti a schiudere un po' la lanterna e un sorraggio, pallido come un filo di ragno, si slanciò finalmente dall'apertura e venne a cadere sull'occhio dell'avvoltoio. Era aperto, spalancato. Ed io entrai in furore appena l'ebbi visto. Lo vidi nettamente, tutto d'un blu opaco e ricoperto d'un velo orribile che mi ghiacciava il midollo nelle ossa. Ora vi dirò. Mi giunse agli orecchi un rumore sordo, soffocato, frequente, simile a quello di un orologio avvolto nel cotone. Riconobbi anche quello, era il battito del cuore del vecchio. Ebbe virtù da crescere il mio furore, come il battere del tamburo porta l'esasperazione e il coraggio del soldato. Doveva star per scoppiare quel cuore. Ed ecco che una nuova angoscia si impadronì di me. Il rumore poteva essere udito da qualche vicino. L'ora del vecchio era venuta. Con un grand'urlo aprii bruscamente la lanterna e mi slanciai nella camera. Non mandò che un grido, uno solo. In un istante lo precipitai sul pavimento e gli rovesciai addosso tutto il peso formidabile del letto. Allora sorrisi di gioia, vedendo il mio affare così a buon punto, ma per alcuni minuti il cuore batté con un suono velato, che però non mi diede alcuna angustia, e non lo si poteva sentire attraverso il muro. Finalmente, dopo un po', le crebbe, si affievolì, si smorzò, si spense. Il vecchio era morto. E rialzai il letto ed esaminai il corpo. Gli misi una mano sul cuore e ve la tenni per parecchi minuti. Nessuna pulsazione. Era morto, morto stecchito, m'ero liberato per sempre del suo occhio. Se persistete sempre a credermi pazzo, questa credenza svanirà quando vi avrò descritto le sagge precauzioni che usai per nascondere il cadavere. La notte avanzava e io lavorai vivamente, ma in silenzio. Tagliai la testa, poi le braccia e poi le gambe. Poi tolsi tre tavole dal pavimento della camera e depositai il tutto tra i regoli. Poi rimisi a posto le tavole così abilmente, così destramente, che nessun occhio umano, neppure il suo, avrebbe potuto scoprirvi qualche cosa di sospetto. Non c'era niente da lavare, nemmeno una chiazza, nemmeno una macchia di sangue. Ci avevo pensato, una tinozza aveva assorbito tutto. Quando ebbi finito, erano le 4, era sempre scuro come a mezzanotte. E mentre l'orologio suonava l'ora, bussarono alla porta di strada. Andai giù per aprire, poiché che cosa avevo da temere ora? Entrarono tre uomini che si presentarono come ufficiali di polizia. Durante la notte un vicino aveva sentito un grido che aveva fatto nascere il sospetto di qualche guaio. Sorrisi, perché che cosa avevo da temere? E diedi il benvenuto a quei signori, il grido, dissi. L'avevo mandato io sognando. Il vecchio, aggiunsi, era in viaggio per la provincia. Condussi i visitatori a girare tutta la casa. Finalmente li condussi in camera sua. Nell'entusiasmo della mia fiducia, portai delle sedie nella camera e li pregai di riposarsi dalla loro fatica. Mentre che io stesso, con la folle audacia, in trionfo,
collocai la mia propria sedia sul luogo stesso dove era chiuso il corpo della vittima. Gli ufficiali erano soddisfatti. I miei modi li avevano convinti. Ma di lì a poco tempo sentii che diventavo pallido e desiderai che se ne andassero. Mi doleva la testa e mi sembrava di sentirmi un tintinnio nelle orecchie, ma quelli restavano sempre seduti e chiacchieravano. Il tintinnio divenne ancora più distinto. Chiacchierai più abbondantemente per sbarazzarmi da quella sensazione, ma non mi lasciò e prese un carattere del tutto deciso, tanto che alla fine mi accorsi che il rumore non era dentro le mie orecchie. E senza dubbio, allora divenni pallidissimo. Il rumore aumentava sempre. Ed io che potevo fare? Era un rumore sordo, soffocato, frequente, assai simile a quello che farebbe un orologio involto nel cotone. Respirai laboriosamente. Gli ufficiali non sentivano ancora. Parlai più lesto, con più veemenza. Ma il rumore cresceva, incessante. M'alzai e disputai su delle piccolezze in un diapason elevatissimo e con una violenta gesticolazione, ma il rumore cresceva, cresceva sempre. Perché non se ne volevano andare? Oddio, e che potevo fare? Schiumavo, balzavo, sacramentavo, ma il rumore diventava più forte, sempre più forte, e quegli uomini discorrevano sempre, scherzavano e sorridevano. Ma era mai possibile che non sentissero? Dio onnipotente. No, no, no. Sentivano. Sospettavano. Sapevano. Si facevano un gioco. Un divertimento del mio terrore. Tutto, tutto era più tollerabile di quella derisione. Non potevo sopportare di più quegli ipocriti sorrisi. Sentii che bisognava gridare o morire. E sempre. E lo sentite. Ascoltate. Più forte, sempre più forte. Miserabili, non fingete più, confesso. Strappate queste tavole, è qui, è qui. È il battito del suo orribile cuore.